primo francobollo della storia, il Penny Black, vide la luce in Inghilterra nel 1840 grazie a Rowland Hill. Nella nostra penisola il francobollo venne introdotto nel 1850. Ma il primo in cui compare la parola italiano è del 1863. Si tratta del valore da 15 centesimi azzurro raffigurante un profilo del sovrano. Il primo francobollo celebrativo risale al 1910, quando viene emessa una serie di 4 francobolli raffiguranti Giuseppe Garibaldi per ricordare il 50° anniversario del plebiscito che portò all'annessione delle province meridionali. Ma a capire l'importanza dei francobolli come veicolo di propaganda e a usarli di conseguenza sarà Benito Mussolini. Il recupero della romanità, motivo ispiratore dei francobolli dedicati a Cesare, a Virgilio, a Tito Livio, servirà ad esempio a sottolineare la continuità fra la Roma dei Cesari e quella del Duce. In quegli anni furono chiamati a cimentarsi con i bozzetti dei francobolli artisti famosi come Duilio Cambellotti e Giacomo Balla. Nell'Italia democratica del secondo dopoguerra si tentò di rappresentare il paese liberato con immagini dal forte contenuto simbolico. Ne seguì una serie dedicata alle antiche repubbliche nella storia d'Italia. Poi i temi ispiratori diventano generici: il turismo, le regioni, il folklore, artisti o anniversari. Gli anni 60 si aprono con un'emissione dedicata alla storica Olimpiade di Roma, che frutterà all'Italia il più ricco medagliere degli ultimi 50 anni, 36 medaglie. Per l'Olimpiade di Roma è stata emessa una serie di 9 francobolli che hanno portato il tradizionale buon gusto della filateria italiana in tutto il mondo. Una speciale macchina elettrica a pistone verticale si è rivelata di massima utilità per la nitidezza delle impronte. Essa ha raggiunto nel villaggio olimpico una media di bollatura di 80 pezzi al minuto. Più imponente di tutti e per ovvi motivi è stato il traffico dell'ufficio provvisorio del Foro Italico, posto nel centro delle più importanti manifestazioni. Utilizzando un rimorchio Bonischi ha raggiunto i 300.000 pezzi di corrispondenza e i 3.340.000 lire per vendita di carte e valori postali, con punte giornaliere di oltre 400.000 lire di francobolli. Il francobollo dunque continua sempre a raccontare la storia e le storie del nostro paese, con i volti famosi del cinema, dei campioni dello sport, dei grandi artisti e degli esploratori. Nel 1992, il 5° centenario dell'impresa di Cristoforo Colombo viene celebrato con una serie dedicata di francobolli e con un'emissione congiunta che vedrà coinvolte Italia, Spagna, Portogallo e Stati Uniti. E ancora oggi il piccolo quadratino di carta rimane il mezzo più usato per celebrare date, eventi e avvenimenti importanti in tantissimi paesi del mondo.